alla stazione due signori si incontrano. Mi scusi, non è che mi può dire l'ora, salto Dugastri. No, io a lei l'ora non gliela dico. E vuol sapere perché non le dico l'ora? Perché se io le dico l'ora lei mi dice grazie, è vero? Ebbè, per educazione, ecco, lo vede. Lei mi dice grazie, io sono costretto a dirle prego. Allora lei mi dice è molto gentile, io le dico è gentile anche lei. Allora lei mi dà la mano e mi dice piacere, mi chiamo Sigimigirisigo. Io le do la mano e le dico piacere, le dico il mio nome. Lei allora mi dice andiamo al bar a bere qualcosa, io le dico andiamo al bar a bere qualcosa. Ci mettiamo a parlare, lei mi dice che c'ha la suocera con Sabretti, ma una manna. Io le dico che c'ho mio cugino che si sfascia una gamba, lei mi dice i suoi problemi, io le dico i miei problemi. Lei, allora lei mi dice vieni a casa mia e io le dico vabbè un giorno mi lasci il numero di telefono, allora lei mi lascia il numero di telefono, io le do il mio numero di telefono, lei viene a casa mia, io vado a casa sua, lei ritorna a casa mia, io ritorno a casa sua, lei ritorna a casa mia in un giorno dove c'è mia sorella, conosce mia sorella, si fa mia sorella, poi se la deve sposare e io un cognato senza orologio non lo voglio.